Ci puoi spiegare che differenza c'è tra numero chiuso deciso a livello locale e programmato a livello nazionale? Programmato nazionale significa che il Ministero decide tutti gli aspetti legati alla selezione, dalla data del test al contenuto della prova, ai programmi delle singole materie, ai meccanismi di valutazione della prova, cioè punteggio per la risposta esatta e penalità per la risposta errata. Tutto viene deciso dal Ministero ed è lo stesso in tutte le sedi italiane. Questo quindi significa che, per esempio, per medicina piuttosto che architettura, la data del test è una sola per tutta Italia, le domande sono le stesse per tutti, i criteri di valutazione sono uguali per tutti. Viceversa, nelle selezioni gestite localmente è l'ateneo, è la singola università che decide tutti questi aspetti e quindi possono esserci anche vistose differenze sia nei contenuti della prova che nei programmi che nei meccanismi di valutazione. Come funzionano le graduatorie nazionali per i corsi di laurea ad accesso programmato? Sì, in pratica con la graduatoria nazionale tutti gli studenti in Italia, per esempio per medicina, saranno circa 100.000, vengono inseriti in un'unica graduatoria, quindi ognuno col suo punteggio verrà messo in fila insieme a tutti gli altri. A quel punto i posti verranno assegnati guardando il punteggio e guardando le preferenze delle città che ogni singolo studente ha espresso. Almeno una sede, ovviamente, quella dove ha sostenuto il test è una scelta, costituisce la prima scelta ed è obbligatoria. Poi ci sono tante altre scelte che noi consigliamo, noi di Alfa Test consigliamo di fare ulteriori seconde scelte in maniera ad avere delle opportunità in più. Per paura di non entrare, molti sostengono più di un test. È una scelta corretta? Sicuramente, sostenere più di un test dà un'opportunità in più e quindi non è da scartare a priori. Anzi, devo dire che molto spesso iscriversi a più di un test, avere un piano B, avere un'altra opportunità, consente anche di sostenere con un po' più di rilassatezza il test che realmente interessa. Quindi sicuramente è una strategia che consiglio. Durante il test, se non si conosce una risposta, conviene tentare la sorte o lasciare in bianco? Conviene lasciare in bianco, c'è sempre una penalità per le risposte errate, questa viene calcolata in maniera da praticamente punire le risposte tirate a caso, quindi se proprio non so che pesci pigliare mi conviene lasciarle in bianco. Il discorso invece cambia se si riescono a scartare alcune alternative come palesemente errate, molto spesso una, due o anche tre alternative si riescono a scartare, a quel punto allora sì che mi conviene. Anche solo riuscendo a scartare una sola alternativa, già statisticamente mi conviene tirare a caso. Se poi riesco a scartarne due o tre come palesemente errate, allora sicuramente la statistica è dalla mia parte. Tirate a caso fra le superstiti. Ci sono invece alcuni consigli pratici per svolgere al meglio il test al di là della preparazione? Al di là della preparazione esistono sì dei suggerimenti, delle strategie di carattere generale. In primo luogo, durante un test non partire necessariamente dalla prima materia, bensì dalla materia che si preferisce. Bisogna infatti cercare di mettere al sicuro, mettere in cassaforte le risposte esatte che io posso fornire su quella specifica materia dove sono forte. Quindi sicuramente si parte dalla materia che si preferisce e poi via via scendere in ordine di preferenza. Un altro suggerimento che possiamo fornire in generale è quello di non incaponirsi. Capita di trovare la domanda difficile, capita di trovare la domanda alla quale non si sa rispondere. Ecco, attenzione, nei test ci sono circa 100 secondi a disposizione per ogni domanda. Io non devo perdere 3-4 minuti sulla domanda difficile, perché non è che la domanda difficile mi dia più punti delle altre. No, assolutamente. Io devo evitare di perdere tempo sulle domande difficili, devo proseguire oltre. Qual è la marcia in più che offre un corso Alfa Test rispetto ad uno studio autonomo sui libri? Beh, sicuramente la grande esperienza. Noi facciamo questo lavoro da oltre 25 anni, noi tutti i docenti quindi arriviamo con grandissima esperienza, sappiamo quali sono le difficoltà che incontrano gli studenti nella preparazione di questo tipo di test, siamo in grado di dire le cose giuste, non solo come spiegazione teorica ma anche come suggerimenti, strategie, tecniche risolutive. Tra l'altro nei nostri corsi noi facciamo anche delle simulazioni e chiaramente fare la simulazione a casa tranquilli oppure fare la simulazione in classe con altri candidati che saranno anche loro presenti al test è tutta un'altra cosa, tutto un altro realismo, mi consente di mettermi veramente alla prova anche a livello di gestione dell'ansia, che è una cosa con la quale bisogna chiaramente combattere in vista di un test. Un in bocca al lupo agli studenti che dovranno sostenere il test d'ingresso. Vi faccio un grandissimo bocca al lupo, studiate quantomeno sui libri Alfa Test, ma ancor meglio venite a fare un corso Alfa Test, magari alla vacanza studio, ci vediamo insieme per una preparazione e un grandissimo in bocca al lupo da Stefano Bertocchi.